Ciao amici, quante volte abbiamo fatto una dieta ma non ha funzionato? Quante volte è successo anche a me? Siccome nella vita c'è sempre un motivo per ogni cosa, se la dieta non ha funzionato, un motivo ci deve essere. Vediamo insieme quali sono i motivi più frequenti e gli errori che rendono vani gli sforzi di quando ci mettiamo a dieta. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Fare la stessa dieta di una persona che conoscete o prenderla da internet. Ogni persona è diversa e la sua dieta va adattata al suo corpo e ai suoi bisogni. Bisogna tenere conto del metabolismo e delle attività quotidiane. Per questo bisogna rivolgersi a un professionista per un programma personalizzato. 2. Fare da soli, seguendo una personale idea di dieta dimagrante. Vi siete ridotti le quantità scegliendo alimenti che vi sembravano dietetici? Niente di più sbagliato. Forse funziona un po', ma solo all'inizio e a breve termine. E non essendo una dieta ben bilanciata, alla fine si perde la motivazione, si interrompe e si riprendono i chili perduti, magari con gli interessi. 3. Saltare i pasti invece di imparare a fare i giusti pasti. Sbagliatissimo! Questo è il modo più veloce per indebolire il metabolismo. Il corpo è abituato a ricevere cibo almeno 3 volte al giorno e se non lo riceve si organizza accumulando di più al pasto successivo. Fame e frustrazione inutile. Se volete vedere altri consigli di salute naturale e stile di vita sano, è facile, basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche per essere avvisati appena esce un nuovo video. Vivi consapevole e vivi meglio!